amici di Pensare Mac, io sono Manuel Agostini e oggi proveremo la prima di una serie di custodie per iPad che intendo provare in questo periodo. Quella che proveremo oggi è una custodia della Spec, si chiama Stylefolio. È una custodia che ho scelto in un bellissimo colore rosso con dei particolari grigi in contrasto. La custodia è in ecopelle, molto gradevole al tatto, con delle belle cuciture a vista. Ha un rivestimento in ecopelle sia sul davanti che sul retro. Sul retro abbiamo un case in plastica abbastanza leggera, devo dire, anche se sugli angoli appare leggermente più spessa, probabilmente per impedire danni da cadute e urti. L'interno è rivestito in morbida microfibra grigia, questo per impedire eventuali danni a contatto con l'iPad che adesso inseriremo. L'iPad si inserisce ad incastro, un incastro molto, molto buono, non c'è pericolo di perdere l'iPad per strada. La protezione è integrale, quindi tutti i lati sono perfettamente coperti, fatta eccezione dei fori per le varie connessioni. La custodia non è un peso piuma, ma non è nemmeno pesantissima, 250 grammi. E alla fine ne aumenta sì lo spessore, ma non in maniera così esagerata. Una cosa che mi è piaciuta parecchio è questo particolare aggancetto che consente di chiudere la custodia in maniera sicura, quindi addio alle aperture accidentali durante il trasporto. La custodia dal punto di vista funzionale permette di essere utilizzata come stand sia in maniera verticale con quattro diverse angolazioni, ma anche in maniera orizzontale, consentendo la digitazione di testi o la navigazione o il disegno o tutto quello che volete. Quindi dal punto di vista funzionale è davvero molto molto buona. Qui sul davanti, se notate, ci sono due piccoli deflettori perché gli altoparlanti sono completamente coperti e il suono viene portato sull'anteriore dell'iPad, favorendo quindi l'ascolto di musica o film. Cosa non mi è piaciuto di questa custodia? Non mi è piaciuto che manca il magnete che consente l'accensione e lo spegnimento all'apertura della cover superiore. Una mancanza che, della verità, mi ha un po' deluso, perché è una funzione davvero molto comoda. Quindi, che dire, un'ottima custodia con questa piccola mancanza del magnete. Per tutto il resto invece l'ho trovata davvero comoda nell'utilizzo di tutti i giorni, gradevole al tatto, esteticamente molto bella e tutto sommato anche abbastanza economica. Si trova sul sito della Spec a $39.95, ai quali però purtroppo vanno aggiunte le spese di spedizione. Comunque sicuramente in un breve periodo lo troveremo nei vari negozi anche qui in Italia, risparmiandoci quindi le spese di spedizione. Per oggi è tutto, io sono Manuel Agostini, vi invito come al solito a iscrivervi al nostro canale YouTube o venirci a trovare su pensaremac.it, su Facebook e su Twitter. Ci vediamo alla prossima recensione, ciao!